Davide Moro, tante volte ci hai messo la faccia in momenti difficilissimi. Il momento non è ancora felicissimo, però una vittoria importantissima. E alle volte il dio del calcio dà e toglie. La settimana scorsa scippati per un pareggio beffa, oggi proprio all'ultimo secondo il gol della vittoria pesantissima. Sì, 3 punti fondamentali, chiaramente non cambia niente per il nostro cammino, non eravamo retrocessi se perdevamo, non siamo salvi con questa vittoria, quindi noi sappiamo che sono tutte finali per noi. Quindi siamo felici, prendiamo questi 3 punti, ma ripeto, non abbiamo ancora fatto niente, che la nostra mentalità ovviamente deve essere quella di cercare di vincere ogni partita, quindi adesso viene la partita di Lanciano, dobbiamo recuperare le energie nervose spese stasera, anche fisiche. E poi c'è una partita fondamentale, sono tutte fondamentali, però sappiamo che comunque i punti sono pesanti, dovremo cercare di vincere questo match. Nell'arco di 7 giorni però cambiano letteralmente la condizione psicologica. Martedì sera morale sotto i tacchi, stasera No, no, no. certamente. Non morale sotto i tacchi, no, Certo, non perché. credo che abbiate No, brindato per il no, pareggio, no? però quando si gioca così ovviamente c'è un po' di rammarico, ma la squadra è viva, non siamo allo sbando, è allo sbaraglio, quindi non dobbiamo farci prendere adesso dall'euforia o dalla contentezza perché non siamo a 50 punti, quindi adesso dobbiamo accantonare proprio, proprio come se non avessimo fatto niente e ripartire proprio come ancora più assatanati perché sarebbe un Delitto. peccato, sarebbe un peccato, però cerchiamo di preparare la partita come le abbiamo preparate nelle A, questa non è la finale della Coppa del Mondo, è una partita importantissima per noi che dobbiamo affrontare senza caricarla nemmeno all'ennesima potenza e poi arrivare lì magari scarichi. Quindi è una partita importante e lo sappiamo, quindi comunque ripeto, ricarichiamo le energie perché sarà una partita importante, dovremo farci trovare pronti. Hai detto 50 punti, 50 punti è la quota salvezza. Io ripeto, i calcoli per noi non dobbiamo farli, anche perché i calcoli sono deleteri. Noi bisogna partire, dobbiamo pensare partita dopo partita. Quindi anche il pubblico sarà fondamentale alla Rechi sabato questo grande match. Davide, cosa è cambiato? Perché al di là del risultato che mancava, del successo che mancava, la squadra è sembrata più quadrata. È bastato l'atteggiamento tattico? Non da stasera, comunque già No, da un sì, po' dico un po' dal di tempo. 4-5, dall'arrivo di Medichini. Ma no, abbiamo fatto comunque partite buone anche con Torrente, magari senza risultato. Sai, il calcio poi è così. Diciamo che comunque stiamo giocando un po' meglio, anche se comunque è un peccato che nelle partite in cui abbiamo giocato bene non abbiamo trovato il risultato. Vedi Entella, vedi Pescara, vedi comunque è un peccato perché potevamo. Però ormai il passato è passato, non dobbiamo, ripeto, non dobbiamo farci No, ingannare infatti lo diceva in nel prospettiva futura. pensare quello che abbiamo fatto, ormai non conta, conta che la squadra è viva, io l'avrei detto anche se avessimo pareggiato, e quindi ci crede assolutamente, lotteremo fino alla morte, quindi concentrati sulla partita di sabato, a nessun altro pensiero. Veniamo soltanto al modulo. Ti trovi meglio tu personalmente, insomma, con 4 centrocampisti? Ma io ho sempre detto nella mia carriera ho fatto sia la mezzala che il mediano, poi sta al mister mettermi nelle condizioni o mettermi nel ruolo che ritiene opportuno.